andiamo accanto, andiamo. Sei dei maroni tra tutti e due. Dai, 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 ci credo io, qui. Oh, ah, ora capivo che non ti di destra. Ah, qui alla fine? Ci credo sì. E te la chiappo. Ma guarda! Guarda lì, c'hai buggato. Tira a casa e passa tutto. E rimbalzo. Di destro. Viste, di destro e vengono sì. Se l'accetti verso, no? Il problema è il tuo, mica il mio. Io per fortuna ce l'ho un po' meglio il destro. No, in verità non è così. 6 a 3. Finisce a 10, la partita. Porca troia, tira, tira. Qual è? Non so, di destra, visto. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai. Vai. 6-4. Guarda quanto sei fermo. Ah, mi se la ferma, io mi posso questo. Se, no, ma è uguale, ma sei sempre totalmente fermo. Lo vedi lui che il saltino che fa? Sento fin dall'inizio bisogna fare il saltino. Giro! Oh, 6-5! No, 7! 7-5! Aspetta! Troppo! Male. Eccolo. 7-6. E la palla in mezzo. Secondo voi, mentre fate esercizio, a cosa può servire questo esercizio? A riscaldarsi. Vabbè, a parte le cose insensate, le cose sensate. E la mira. E quindi secondo voi riuscire a passare la palla e a beccare anche per lo stop? Ecco, brevissimo, tanto per lo stop. Ma riuscire a colpire un pallone che può significare tantissime cose, un obiettivo così abbastanza piccolo, riuscire a beccarlo non è una cosa... Se uno riuscisse a beccarlo quasi sempre sarebbe una roba figa, no? Più o meno lo fate voi, no? Sì, sì, volevo dire meglio. Complimenti per il destro. Oh, di destro ti ho detto, ma non è perché ho il CD. 8-6. Beh, lo capisco che ci tiri male, però l'unico modo che hai per migliorare qual è? Ma lo sai. Aspetta, 9-6. 8-6. Hai preso il tuo pallone? Anzi, 8-5. Hai concedi di uno. 8-5. L'avevo detto, eh? O no, Elio? Sì, sì. Ma io non l'ho sentito. Eccolo! No, io non ce l'ho più. Guarda il cazzo. Oh mamma, brivido. 8-5 sempre. Sì, io non ho visto, guarda. Oh mamma! Brivido! Ti recupero! Guarda, te è buggato, mister! 9-5! Di sinistra l'ho preso! Aspetta, sto il top! Vai!
o no?